Che bello se questa analisi, un po' di quella che deve essere la nostra vita di credenti, ci trova umilmente conformi. Viviamo così la nostra fede. Forse però dobbiamo riconoscere che non sempre questa nostra testimonianza, anche di fronte a incomprensione e a difficoltà, viene data in termini autentici, veri, senza paure dei rischi che possiamo correre, di una mancata esaltazione della nostra vita se ci poniamo dalla parte di Cristo Gesù, morto, morto e risorto. Dobbiamo morire per risorgere. E questa è la testimonianza che il Signore domanda a tutti quanti noi, è la testimonianza che Gesù ha dato. Se compiamo questo, questa è l'espressione più vera della nostra fede, nella fede in Lui. E qual è il premio? Chi crede, dice Gesù a Nicodemo, chi crede nel Figlio ha la vita eterna, ma chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita. Vogliamo essere, anche se ci costa ogni giorno ribadirlo, vogliamo essere dalla parte di chi crede in Cristo Gesù, di chi si consegna a Lui e alla Sua parola, per essere certi di vedere la vita e di non permettere che l'ira di Dio, conclude così Gesù con Nicodemo, rimanga su di noi.